Va a Porta Santo Spirito l'edizione numero 139 della Giostra del Saracino dedicata a Leonardo da Vinci. Per fortuna non ci sono state le bizze del tempo, c'è stata invece una giostra di alto livello con grandi colpi di scena. Dopo le sempre spettacolari esibizioni di sbandieratori e musici e l'ingresso sulla lizza della Lancia d'Oro dedicata a Leonardo realizzata da Antonio Paladino, si entra nel vivo con le prime carriere che sembrano presagire una giostra equilibrata. Parte Lorenzo Vanneschi per Porta Crucifera che coglie il 4, stesso punteggio per Enrico Vedovini di Porta Sant'Andrea. Dopo il successo di giugno, Porta del Foro coglie uno splendido 5 con Davide Parzi. Resta sulla scia Porta Santo Spirito, altro grande 5 per Gian Maria Scortecci. Nelle seconde carriere Porta Crucifera esce di scena nonostante il 5 di Adalberto Rauco. Perde la lancia dopo l'impatto con il Buratto e il punteggio viene azzerato. Porta Sant'Andrea con Tommaso Marmorini manca l'acuto, il suo 4 si rivela inutile. La delusione più grande per Porta del Foro, dopo il 5 iniziale Gabriele Innocenti coglie un 2 che lancia Santo Spirito verso la vittoria. Gli animi si scaldano in piazza e passano alcuni minuti prima che Elia Cicerchi parta. Va sul sicuro e con il 4 regala Porta Santo Spirito una storica lancia, la numero 37, quella che permette l'aggancio per la prima volta nella storia in vetta all'Albo d'Oro con Porta Crucifera e Porta Sant'Andrea. Ma era scontato che prima o poi ci saremmo arrivati. Io te devo dire la verità. Pensavo a questa giostra di essere in testa ma da solo. Siamo a pari punti, va bene lo stesso. Che vittoria è questa? La mia l'undicesima. A chi la dedico? Salutate la capolista! A tutto il popolo gialloblu. Devo dire grazie Elia, grazie Gian Maria, grazie al capitano, grazie alla squadra tecnica, grazie al nostro preparatore che hanno lavorato tantissimo durante quest'estate. A giugno c'era stato quel piccolo incidente di percorso. Però è indiscutibile che noi siamo più forti di tutti. Portare questi al quartiere, questo mi dà gioia. Dopo se la undicesima va bene, ma spero di non fermarmi a 11, insomma. La giostra di giugno sarà molto, molto sentita, proprio perché ci sono tre quartieri a 37 lanci d'oro vinti. Speriamo di essere noi a andare in testa all'Albo d'Oro. Tutte queste polemiche che oggi sono state le condividi, le capite? Ma io devo dire la verità, mi sembra dal palchettino dei rettori di non aver visto grandi movimenti. Dopo insomma c'è la televisione, si riguarderanno in televisione, ma non mi sembra di aver visto cose trascendentali. Ah, bella vittoria, vittoria di squadra. Io parlo sempre di squadra, però vedere questo settembre 2019 è un appagamento totale, perché c'è qualcosa che l'obiettivo è quello di sempre di lavorare bene insieme a tutto il quartiere, alla squadra tecnica per raggiungere i risultati. Se si è vinto venerdì, abbiamo vinto oggi, vuol dire che qualcosa di buono stiamo facendo. Io l'ho detto spesso al quartiere, lavoro per vedere i miei quartieristi che piangono, vuol dire che abbiamo fatto tanto. Oggi è una vittoria che avrò tempo per godermela. Ora so, devo scaricare tensione, ma c'è grande felicità. Saracino è bello, va preservato, questa è la giostra, la merita di essere preservata e rispettata. È diventata più difficile vincerla nelle ultime edizioni? Bisogna prendere il bersaglio, è fondamentale. Dopo il resto sono dettagli che sono tutti funzionali alla vittoria, però è fondamentale avere due giostratori stupendi come il nostro, il quartiere dietro, uno staff tecnico importante. Gian Maria, hai aperto con quel 5 e insomma hai messo subito i discorsi in chiaro. No, vabbè, davanti c'era un altro 5, d'altra parte è il tiro che si prepara sempre, è stato anche un po' fortunato perché era a metà tra il 4 e il 5. Niente, poi per fortuna la giostra è andata in discesa, lì ha avuto un tiro difficilissimo per mille motivi, per la piazza, per il 4, e comunque il tiro sul quale noi non ci alleniamo, quindi non è mai facile. Quando uno quel tiro costa la lancia d'oro, quindi è stato bravissimo e niente, questo quartiere torna a vincere, siamo contenti. A chi la dedichi? La dedico ovviamente a mia nonna che ci ha lasciato quest'anno, lei che era sempre in piazza Jacopo alla finestra a salutare qualunque momento del corteo, insomma quando io andavo in piazza, quando tornavo ogni tanto da vincitore. E niente, la benedizione è stata commovente senza di lei, però sono sicuro che ecco, l'avrà vista e sarà fiera. Senti, siete nella storia perché essere in testa all'Albo d'Oro, tra l'altro una testa a tre, diceva Ezio Gori, ma aspettavo di essere da solo, ha detto, perché siamo i più forti. È sempre ottimista Ezio. Non è facile perché poi gli altri quartieri non è che stanno a guardare. Oggi ci è andata bene, insomma i risultati attesi degli altri non sono arrivati. Però l'Albo d'Oro sinceramente, cioè sì, conta, ma fino a un certo punto l'importante è vincere la prossima.
Elia, partiamo proprio da questo tiro, tra l'altro ritardato perché c'è stato un po' di polemiche. Diceva giustamente Gianmaria Scortecci, voi non siete allenati a tirare il 4, quindi... No, è stato, a parte pesante dal punto di vista psicologico, perché ti vengono dei dubbi, dici, io non l'ho mai fatta sta cosa, non sono abituato. Noi ci si prepara tutto l'anno per guardare quel cerchio rosso. Effettivamente l'ho visto proprio all'ultimo, perché non sai dove mirare, ho cercato solo l'orizzontalità, poi una volta che ho visto che c'ero mi sono fermato e sicuramente il punto è stato largo, parecchio largo, però non è stato difficilissimo, infatti ho fatto subito i complimenti al Parsi, perché a giugno ha fatto la stessa cosa e non pensavo... Cioè, quando ho dovuto tirare il 3 ero molto più sicuro, perché insomma, è un bel rettangolo. Invece tirare il 4 è più... ti vengono anche dubbi, dici, madonna, se sbaglio ho fatto un disastro. E quindi psicologicamente è uno dei tiri più difficili che ho dovuto fare. La valanga di lancio d'oro, quella che avete conquistato, siete anche in testa all'Albo d'Oro, siete nella storia di questo quartiere, non solo da oggi. Ma di questo ne sono felicissimo. Siamo primi pari merito e ovviamente ora si continuerà con il lavoro per cercare sempre di arrivare al meglio possibile a questa giostra. La decima lancia, poi tutte con Gianmaria, sono orgoglioso di noi, ecco.